Ui ragazzotti, ciao ciao a tutti quanti, salve, bentrovati qua su Shadow Gaming con Baio, che oggi parleremo di un gioco che ho appena scoperto per puro caso in una pubblicità su Facebook. Appena l'ho visto, come potete vedere il nome da qui sopra è Battlestar Galactica Deathlock, che dovrebbe uscire quest'estate, entro la fine dell'estate. Appena ho visto il titolo ho detto, qua sarà un altro browser game del cazzo, sarà un altro, una merdina, perché ce ne sono già stati fatti su Battlestar Galactica, e devo dire che mi aspettavo una merda. Vado sul link, guardo le notizie e leggo che è addirittura in presentazione su Steam. Vado su Steam, guardo il video, leggo quello che c'è scritto e dico: cazzo, questo è un gioco, questo è un gran gioco. Vado sul sito della Slytherin, troverete il link in descrizione e vedo questo. Adesso vi faccio vedere quello che vedo. Ovviamente non era questo quello che avevo visto, ma mi ero dimenticato di mettere la parte iniziale del video. Adesso vi faccio vedere quello che ho visto sul sito di Slytherin. Una cosa bellissima. Vi faccio vedere il gameplay trailer e poi la presentazione del gioco. Ragazzi, ecco a voi Battlestar Galactica Deathlock. Join us at 11 a.m. PST on Wednesday, June 28th, for an exclusive first look at Battlestar Galactica Deathlock. We will be live on Twitch, YouTube, and Mixer. E adesso questo è l'announcement trailer che vi farò vedere a tutto schermo. There are those who believe our fight is unjust. That we deserve no redemption and choose this path of violence for ourselves. Se non sbaglio, la voce è quella di Scorpion. Per cui mi sembra che There abbiano are those utilizzato who gli stessi believe attori di Battlestar the Galactica per le voci. lies allowed to fester in the colonies. But one truth hangs above us all. The Cylons have rebelled. And I believe there is no end to their war. Bene ragazzi, che dire di questo gioco? Ragazzi, è Battlestar Galactica. È Battlestar Galactica. Non c'è nient'altro da dire. Battlestar Galactica. Allora, comanda una flotta coloniale. WeGo 3D Tactical Battles, non so cosa voglio dire, ma comunque lasciamo stare. Controlli la stanza dove decidi a livello anche politico come destreggiarti nella guerra contro i Siloni. Puoi anche preparare diciamo, dei trattati con i Siloni, quello che vuoi, e entrare dentro delle forze di combattimento, da quello che si legge. Il gioco attualmente non è in italiano, ma è solo in inglese, francese, tedesco, spagnolo e bla bla bla. Spero che verrà messo in italiano quanto prima, perché ragazzi, porca paletta, veramente. Ragazzi, è Battlestar Galactica, cioè non saprei cosa fare, cioè non saprei in quale altro modo dire. Questo qui sarà sicuramente un gioco che prenderò istantaneamente. Sto guardando se sul sito di Slytherin c'è qualcosa per poterlo comprare, qualcosa per poterlo comprare subito adesso. Lo voglio in questo momento. Ragazzi, me ne frega se magari viene fuori che è uno schifo, non mi interessa. È bello. Cioè, è Battlestar Galactica. Già il fatto che ho letto che hanno utilizzato le voci degli attori e ci sono all'interno le versioni ovviamente digitalizzate degli attori, cioè dei personaggi di Battlestar Galactica, mi sono bagnato. Io sono un maschio e mi sono bagnato, ragazzi. È bello, 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 bello. Veramente un gioco. Cioè,
Sicuramente un gioco stupendo. Sicuramente un gioco stupendo. Sto guardando direttamente alla pagina di Slytherin di YouTube, dove mi sto iscrivendo istantaneamente per vedere se c'è qualche cosa, qualche gameplay, non lo so. Troverete tutti i link in descrizione comunque. Perché porca pupazza, veramente non vedo l'ora che esca. Non so cos'altro dire. Ragazzi, cercherò di tenervi informati, di tenere informato me stesso, di tenere informati voi riguardante questo splendido gioco, perché secondo me veramente merita. Per il resto troverete altri video su Battlestar Galactica Deathlock, sicuramente. Adesso manderò delle mail a Slytherin, chiederò di poter anche magari partecipare a una fase alfa, una fase beta. Non lo so in che fase sia adesso, perché purtroppo il sito è tutto in inglese e dà delle notizie abbastanza spartane, tra le altre. No, la notizia che posso dirvi, l'ho letta su Multiplayer, ma anche in inglese su Slytherin. L'idea di questo gioco viene proprio dai programmatori e da chi è il capo di Slytherin. Sono tutti quanti appassionati di Battlestar Galactica, addirittura partecipano ai simposi in cosplay di Battlestar Galactica in giro per il mondo. Ragazzi, qui vi saluto, vi ripeto, troverete tutti i link in descrizione, il sito di Slytherin, la pagina di dove ne parla, su Steam dove ne parlano, e il link di Slytherin di YouTube, e mi raccomando ragazzi, seguite perché secondo me è un gioco che merita tantissimo. Poi Battlestar Galactica, fine, che è una delle serie fantascientifiche più belle mai fatte. Ragazzi, io vi saluto, mi raccomando. Seguite sempre il canale. Ciao!